Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi bambini e ragazzi, abbiamo pensato anche a voi con l'Associazione delle Varicelle per pregare insieme e vivere con voi e per voi una Via Crucis speciale in video per questa Settimana Santa 2021 che è inedita, ma non abbiamo voluto dimenticare voi bambini, voi ragazzi che siete così vicini e anche così affascinati da queste varicelle che sono a vostra misura. Vi invito a entrare così in un clima di silenzio, di raccoglimento, di preghiera, perché le varicelle non sono solo piccole opere d'arte, ma raccontano il mistero di Gesù che ha preso su di sé i dolori di tutta l'umanità, ha preso su di sé anche la morte per riaprire in ciascuno di noi la speranza, perché noi siamo chiamati ad essere seminatori di vita e voi bambini dovete seminare vita, gioia e diffondere il sorriso in questo momento drammatico della storia. E allora cominciamo questo nostro percorso pregando insieme. Donaci, o Padre, di seguire con amorosa fedeltà il Signore Gesù che porta la croce e di soffermarci con affetto pietoso alle stazioni del suo dolore e del suo amore, per essere un giorno conformi a Lui nella gioia e nella gloria. Amen. Prima stazione, la cena. Carissimi bambini, la Via Crucis con le varicelle comincia proprio da questo segno, la cena, di amicizia, di condivisione. Gesù non vuole lasciarci soli e ci consegna se stesso nell'Eucaristia. Forse molti di voi hanno già fatto la prima comunione e sanno cosa vuol dire ricevere Gesù in quel pezzo, in quel frammento di pane. Voi siete piccoli, siete dei frammenti nell'umanità, ma dovete essere come Gesù Eucaristia, pane di vita, pane di amicizia, pane che ristabilisce il senso della famiglia, della condivisione e della solidarietà. Seconda stazione, l'orazione di Gesù nell'orto. Carissimi bambini, non abbiate paura di provare paura a volte. Non abbiate paura di sperimentare un dolore, di sperimentare una piccola sofferenza o forse anche a volte un po' di tristezza nel cuore per la malattia dei vostri cari, dei vostri genitori, dei vostri nonni, per qualche piccola incomprensione. Gesù ha provato tristezza, ha provato dolore, non tanto perché sarebbe stato flagellato, inchiodato a un legno, alla croce, quanto piuttosto perché vedeva come l'ingiustizia, il potere, spesso hanno il sopravvento sulle persone buone,
sulle persone giuste. E lui ha pregato il Padre di avere la forza di portare queste ingiustizie per riaprire la speranza. Allora con Gesù, quando sperimentate un momento di dolore, di incomprensione, di sofferenza, con Gesù dite: Padre, sia fatta la tua volontà. Terza stazione, la cattura. Carissimi bambini, forse a volte avete sperimentato il tradimento di un'amicizia, avete sperimentato cosa vuol dire sentirsi non compresi o sentirsi giudicati, o sentire mormorazioni nei vostri confronti da parte dei vostri compagni. È quello che ha sperimentato Gesù proprio quella notte del Giovedì Santo nell'orto degli ulivi. Vede Giuda, un suo amico, Giuda, un suo discepolo, arrivare con tanti uomini armati di bastoni per arrestarlo, e Giuda lo bacia e Gesù gli dice: amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Chiedetevi, carissimi bambini, a volte i segni di affetto, stringere una mano, guardare con affetto, sorridere, baciare, sono gesti di tradimento o esprimono davvero tutto l'amore del vostro cuore? Quarta stazione, il Sinedrio. Eh sì, carissimi bambini, quando si tratta di far fuori un uomo buono, un uomo giusto, come Gesù che ha fatto miracoli senza distinzioni fra grandi e piccini, quando si tratta di addormentare la propria coscienza o il proprio cuore, tutti quelli che compiono il male si trovano d'accordo. E c'è un sinedrio, ecco, composto dal sommo sacerdote del Tempio di Gerusalemme, insieme ai notabili, ai potenti di Gerusalemme, che condannano, che giudicano Gesù. E Gesù non ha paura. Ormai ha trovato nella preghiera la forza di affrontare ogni ingiustizia, e mentre questi uomini che si credono potenti condannano l'Onnipotente, lui continua sempre ad amare, a perdonare, a non giudicare. Quinta stazione, la flagellazione. Bambini carissimi, a volte quando vi capita di ricevere uno schiaffo, vi mettete a piangere, urlate, gridate, vi ribellate, oppure quando cadete
e vi graffiate un po' le ginocchia, subito vi vengono le lacrime. Pensate a Gesù che riceve delle frustate con delle cordicelle, con degli ossicini e dei chiodi legati alla fine, cordicelle che gli strappavano la carne, tutto sanguinante. E Gesù non ha detto una parola, non ha pianto, non si è ribellato, perché ci ha amato fino in fondo e quindi ha dato il suo sangue, ha offerto il suo dolore perché tutti noi, a cominciare da voi bambini, ritrovassimo la forza di non fare mai il male a chi ci sta accanto. Sesta stazione, Ecce Homo. Pensiamo adesso a Gesù tutto sanguinante, a questo Gesù a cui i soldati mettono in capo una corona intrecciata di spine, a questo Gesù che ha un mantello rosso, questo Gesù che viene preso in giro e viene mostrato come l'uomo, Ecce Homo, ecco l'uomo. Sì, cari bambini, l'uomo a volte è così pieno di dolori, è così ingiustamente giudicato, condannato, ma Dio in Cristo Gesù ci ha mostrato che l'uomo, pur vittima di tante ingiustizie, è colui che ama fino in fondo nel silenzio. Se volete un modello da imitare, non prendete cantanti, politici, non prendete giocatori di calcio, prendete Gesù. Sappiate imitare Lui nella forza della resistenza ai vostri dolori. Settima stazione, la condanna. Ecco, c'è un complotto fra i sommi sacerdoti, il Sinedrio e il governatore romano Ponzio Pilato. Tutti vogliono mantenere così uno stato di tranquillità, di quiete. Gesù portava la rivoluzione, Gesù predicava la rivoluzione dell'amore, la rivoluzione del Vangelo, e queste forze malefiche si alleano per far fuori colui che portava la novità dell'amore che si fa solidarietà senza frontiere. Gesù viene condannato ingiustamente e Pilato si lava le mani, come a dire: io non c'entro nulla. Non basta, cari bambini, evitare di fare il male. Bisogna imparare a fare il bene ogni giorno. E se ogni giorno non avete compiuto almeno un'azione buona, consideratevi come Pilato. Vi siete lavati le mani, ma non avete creato amore.
attorno a voi. Ottava stazione, la caduta. Dicevo prima che quando vi capita, carissimi bambini, di cadere, vi sbucciate un ginocchio, urlate, piangete, soffrite. Gesù già tutto sanguinante, flagellato, con quella corona di spine in testa, viene caricato della croce. È troppo quel peso per lui e non ce la fa e cade fino a mordere la polvere, fino a sbucciarsi tutte le gambe. Eppure Gesù sa rialzarsi. Davanti allo sguardo del suo cuore c'eravate voi. Per voi Gesù trova la forza di rialzarsi, perché deve arrivare a dimostrare il suo amore donando la vita. E allora, quando cadete, anche quando commettete qualche peccato, non disperatevi. Gesù è caduto e si è rialzato per voi. Guardate a Gesù e trovate la forza di ricominciare sempre. Nona stazione, Gesù incontra sua madre. Bambini carissimi, è un momento commovente ma anche drammatico. Gesù sanguinante, con quella croce sulle spalle, che a stento ormai ci vede perché anche la vista si annebbia, incontra sua madre. Pensate, il dolore di una madre che vede soffrire così il suo figlio. Gesù resta sempre il bambino di Maria e Maria vede quel figlio bambino condannato, addolorato, sanguinante. Ma pensate al dolore di Gesù nel vedere il dolore di sua madre. In quel dolore si legge tutto il dolore di Dio per il male nel mondo, per i peccati nell'umanità. Questa sera, alla fine della Via Crucis, abbracciate la vostra mamma e datele un bacio. Non sapete quante volte ha pianto in silenzio per amore vostro. Decima stazione, il Cireneo. Bambini carissimi, questa stazione del Cireneo mette in gioco tutti voi, perché quest'uomo che viene dall'estero e che lavorava la terra riceve il privilegio di fare la strada, quella Via Crucis, insieme a Gesù, di accompagnare Gesù portando con lui la croce. Questo Cireneo è ciascuno di voi. Ognuno di voi può aiutare Gesù a portare la croce. Quando allora vedete papà, mamma, qualche vostro compagno in difficoltà,
non fate finta di non vedere, non giratevi dall'altra parte, non chiudetevi in voi stessi, ma provate a fare qualcosa, alleviate il dolore di chi vi sta accanto, portate con lui, con lei, la croce e esprimete anche con il silenzio il vostro affetto e la vostra amicizia. Undicesima stazione, la Veronica. Ecco, lungo questa via Crucis, carissimi bambini, Gesù incontra, e lo stiamo vedendo in questa riflessione, incontra tanti personaggi. Ha incontrato un uomo, un contadino, che lo ha aiutato a portare la croce. Adesso incontra una donna, la Veronica. E questa donna ha compassione di Gesù, è una mamma, una madre che non vuole che alcuno soffra e allora con un panno asciuga il sangue e il sudore dal volto di Gesù e quel volto rimane impresso nel panno. Quella donna si porterà sempre con sé l'immagine di quel Gesù i cui occhi non esprimono odio, non esprimono rancore né vendetta, ma solo amore e perdono. Possa essere il vostro cuore questo panno della Veronica su cui Gesù imprime il suo sangue e il suo sudore, su cui Gesù imprime il suo sguardo d'amore. Dodicesima stazione, Gesù è spogliato delle vesti. Carissimi bambini, cosa può possedere un condannato a morte se non quella tunica, quella veste che lo ricopre? Ebbene, Gesù viene spogliato di queste vesti, viene spogliato di quella tunica che Maria, sua madre, gli aveva cucito a misura. Gesù perde anche la veste. È come se Dio fosse nudo davanti a tutti noi, non possiede più nulla, neanche il suo abito. Gesù povero, Gesù spogliato, Gesù che subisce e vive tutto questo in silenzio, offrendo sempre amore, comprensione e perdono per tutti noi, sempre. E allora non lamentatevi, non gridate se qualcuno vi toglie una piccola cosa. Sappiate essere generosi a chi ti chiede il mantello, ma dagli anche la tunica. Non vi preoccupate, cuore grande sempre e sguardo sorridente. Tredicesima stazione, la crocifissione di Gesù. E qui, bambini carissimi, siamo dinanzi a un dramma assurdo.
Pensate cosa vuol dire, per esempio, pungersi con un ago o con una spina. Ora immaginate quelle mani di Gesù, quei piedi di Gesù che vengono bucati da grossissimi chiodi. E Gesù non urla, non grida, non si ribella, piange. Piange per quegli uomini che lo crocifiggono, piange per tutti noi che tante volte gli conficchiamo nelle mani dei grossi chiodi con i nostri peccati. Gesù si lascia inchiodare al legno della croce. Pensano di inchiodare Dio a un legno, ma Gesù è il Dio della libertà, è il Dio della verità, e non ci sono chiodi che lo potranno tenere legato per sempre, se non all'amore che non si lascia mai imprigionare. Quattordicesima stazione, il Calvario. Ecco, carissimi bambini, adesso siamo chiamati a contemplare quella collina del Calvario. E in quella collina ci sono tre croci. Gesù non viene crocifisso fra due potenti, fra due ricchi, fra due nobili. Viene crocifisso fra due ladri, due assassini, fra due farabutti. Questi sono stati i suoi compagni di morte. E a uno dei due che si pente, che gli chiede perdono, che vuole conquistare il paradiso, Gesù dice: oggi sarai con me in paradiso. Contempliamo quella scena. A volte noi cerchiamo compagni bravi, intelligenti, potenti, o compagni di famiglia che hanno soldi o hanno dei titoli. Non abbiate paura di avere i compagni che avete. Amateli e create il paradiso con loro, ma portate tanto paradiso nelle vostre famiglie, col vostro sguardo, il vostro sorriso, la vostra gioia. Quindicesima stazione, la deposizione. Ecco, questa varicella dice quello che noi a Caltanissetta chiamiamo scinnenza. È un momento solenne. Gesù viene deposto dalla croce. Anche il suo cadavere subisce altri oltraggi. Gli devono togliere i chiodi. Lo devono slegare, lo devono scendere dal legno della croce. E quel momento di liberazione è invece quasi l'omaggio a un cadavere, a un morto. Gesù è morto. Sì, anche Dio muore per sperimentare la nostra morte, per liberare la nostra morte. E tanti personaggi sono attorno a Gesù per farlo scendere dalla croce. Avevano gridato: se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Lui è Dio e scende dalla croce soltanto quando arrivano questi amici,
non importa se arrivano in ritardo. Anche voi, bambini, siete gli amici di Gesù. Aiutatelo a scendere dalla croce. Sedicesima stazione, la pietà. Immaginate per un attimo, carissimi bambini, di essere nella grande basilica di San Pietro a Roma, in Vaticano, e di contemplare quella statua che sta subito a destra, entrando in basilica, protetta da un vetro antiproiettile. È una statua in marmo di Michelangelo. C'è la Madonna, quasi una giovane ragazza, che tiene fra le braccia il corpo morto di Cristo Gesù. Ecco, la pietà dice tutto nella semplicità di questi due personaggi, una madre e un figlio. In genere le madri vogliono morire prima dei propri figli, perché è doloroso veder morire un figlio, ma è ancora più doloroso fare da cuscino a proprio figlio. Gesù ritorna bambino, deposto lì, sul grembo di Maria, sua madre, e tutti e due dicono l'amore che hanno per tutta l'umanità, il prezzo che hanno pagato per liberare noi da ogni morte, da ogni ingiustizia. Diciassettesima stazione, la traslazione. Carissimi bambini, adesso viene tolto quel figlio alla madre, a Maria, e c'è come una piccola processione che dalla collina del Golgota scende in quel Calvario verso la tomba, dove il cadavere di Gesù sarà deposto. È una processione silenziosa, ci sono lacrime, c'è un dolore che si esprime solo con il silenzio. Anche voi fatevi compagni di strada di Gesù, prendete anche voi un lembo di quel lenzuolo che sostiene il corpo di Gesù. Ma questo potete farlo anche a casa, quando, vedendo soffrire papà, mamma, i vostri fratelli, le vostre sorelle o i vostri compagni, come portando un lembo di lenzuolo, sappiate condividere la loro sofferenza con il silenzio, esserci senza parlare. Diciottesima stazione, l'urna. Ecco, e finalmente Gesù viene deposto in una tomba. Era una tomba nuova, scavata nella roccia. Viene deposto lì, quasi si vuole mettere fine alla rivoluzione d'amore che Gesù aveva
portato e che affida poi a ciascuno di noi. Deposto in quell'urna è come se Dio fosse morto per sempre, ma così non sarà. Solo 3 giorni la morte ha imprigionato Gesù. Il 3° giorno lui scardina questo carcere di morte, svuota di sé la tomba e risorge. Si riaccende la speranza, si riapre la strada verso il cielo. Dio per sempre abbracciato a ciascuno di noi, a ciascuno di voi, carissimi bambini. Non seppellite allora la speranza, non seppellite la gioia. Dio è per sempre nel vostro abbraccio. Diciannovesima stazione, l'addolorata. Carissimi bambini, pensiamo in questa ultima stazione al dolore di una madre per la perdita di un figlio. Pensiamo al dolore di Maria per la morte di Gesù. Ma pensiamo in questo momento al dolore di tante madri per la perdita dei loro figli, per una malattia, per un incidente o per la pandemia. Quante madri stanno piangendo i loro figli morti a causa del Covid. Quante madri piangono ancora la morte per un incidente stradale dei loro figli, che magari un po' imprudenti col motorino correvano e adesso non ci sono più. Pensiamo e pensate allora al dolore delle vostre mamme che non sempre voi vedete, perché esse piangono quando non ci siete, piangono nel silenzio. Possa questa Via Crucis darvi la forza di offrire sempre gioia, sempre consolazione, sempre speranza alle vostre madri. Abbracciatele, le vostre mamme. Esse vi amano più di quanto vi dicono e date sempre conforto alle vostre madri. Come avete potuto vedere, sperimentare, abbiamo fatto un bellissimo percorso di questa Via Crucis con le varicelle. Grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, dei quali voi siete ormai esperti, abbiamo avuto la possibilità di contemplare tutte le varicelle, di accompagnare Gesù, Maria, in questo percorso. Voi siete stati a fianco di Gesù, a fianco di Maria, sotto il suo manto materno. Voi avete confortato Gesù, avete consolato Dio, partecipando a questa Via Crucis. E adesso sentite nel cuore la pace di Dio, sentite anche l'abbraccio del vostro Vescovo che per voi prega, per voi spera, con voi vuole costruire una civiltà dell'amore dove ogni ingiustizia venga bandita. Siate voi allora i costruttori di questa civiltà. Cominciate
a vivere con gioia e responsabilità i vostri piccoli doveri di ogni giorno e offrite tutto quanto per quelli che ancora non capiscono che l'onestà, che la giustizia, che fare il proprio dovere, che la rettitudine alla fine paga perché riempie il cuore di pace e di gioia. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace.